Buonasera, benvenuti all'appuntamento con la comunicazione economica proposta settimanalmente da Confindustria Chieti Pescara e Rete 8. Nella puntata odierna torniamo su un argomento che ricorre nella nostra trasmissione, cioè finanziamenti e sostegno alle aziende. Sappiamo che sono elementi molte volte indispensabili per la nascita di nuove realtà e comunque sono utili al consolidamento delle attività già esistenti. Relativamente ai finanziamenti, gli imprenditori hanno bisogno di essere sempre aggiornati, ma si avverte anche la esigenza di un comparto istituzionale opportunamente a conoscenza delle criticità in modo da allocare al meglio le risorse. Ne parliamo con gli ospiti che sto per presentarvi. Saluto in collegamento Giacomo D'Ignazio, che è presidente della Fira SPA. Buonasera. Buonasera, grazie per l'invito. Ancora un altro ospite sempre in collegamento, Valerio Nardone, che è presidente dell'Associazione di Promozione Sociale I Trabocchi. Buonasera. Buonasera anche a voi, grazie per l'invito. Veniamo qui in studio per dare il benvenuto ad Angelo De Luca, che è direttore di PNF Group. Buonasera a lei. Buonasera a tutti. Quindi siamo pronti per entrare nel vivo della nostra trasmissione. Vado in collegamento quindi a questo punto per porre la prima domanda che ci consente di introdurre, di illustrare per sommi capi il tema della nostra puntata. Quindi vado dal presidente D'Ignazio per capire esattamente qual è la situazione del comparto abruzzese e come Fira sta muovendosi in tal senso. Prego, a lei. Grazie. Le agenzie di sviluppo stanno analizzando una piccola incertezza per quanto riguarda l'economia abruzzese, che comunque tuttavia è in linea con l'incertezza che grava tutta l'Italia a seguito dell'emergenza che viene dalla guerra in Ucraina e soprattutto al post pandemia. Ad oggi ci troviamo in piena e continua crisi energetica e quindi tantissime aziende sono in una fase di osservazione del mercato. Fira sin dal primo giorno ha sempre cercato di essere a fianco delle imprese abruzzesi, tanto che ha interagito sia con le altre istituzioni sia con il mondo delle imprese per cercare di sagomare il più possibile strumenti finanziari e consigliare strumenti finanziari alle istituzioni e anche al mondo che si occupa di finanza. Siamo stati i primi a cercare di, abbiamo convocato un tavolo del mondo bancario per cercare di capire come si potesse intervenire subito, tanto che abbiamo rimodulato tantissime risorse. Abbiamo fatto partire il piccolo prestito che viene praticamente da un fondo rinegoziato che è stato finalizzato all'emergenza, prima all'emergenza Covid e poi è stato funzionale al caro bollette. Con il piccolo prestito praticamente siamo andati ad sostenere le piccole e medie imprese con un finanziamento da 5 a 15 mila euro con un preammortamento praticamente di 2 anni da restituire in 5 anni, totalmente a tasso zero. Un'altra misura che è stata molto funzionale, che abbiamo anche noi praticamente rimodulato a seguito della fase emergenza, è stata Restart Fare Impresa, che è andata a coinvolgere tutto il territorio del sisma 2009, quindi del cratere sisma 2009, che ha riguardato prevalentemente le province dell'Aquila e di Teramo e Pescara. Con Restart Fare Impresa siamo andati a finanziare iniziative già in essere, come iniziative che provenivano da start-up. La misura è stata molto, ha avuto tantissimo successo perché stiamo erogando in tempi brevissimi le risorse che riguardano sia il pacchetto che riguarda lo strumento finanziario, sia il fondo perduto a sostegno della misura stessa. Per quanto riguarda le altre iniziative che stiamo portando avanti, interagiamo quotidianamente sia con le associazioni di categoria che con gli uffici regionali per cercare sempre di sagomare lo strumento migliore a sostegno delle imprese. Grazie per questa introduzione. Con queste informazioni
torniamo qui in studio perché desidero porre la prossima domanda al direttore De Luca per capire come si è evoluto il settore dei finanziamenti in questi anni a livello anche di progettualità, considerato il fatto anche che De Luca rappresenta una realtà consolidata da quasi 20 anni associata a Confindustria. Quindi ci dica, direttore, esattamente come vi state muovendo. Allora, i finanziamenti comunitari hanno subito un'evoluzione importante durante le ultime programmazioni. Diciamo che da 20 anni a questa parte è cambiato completamente, sia nell'approccio, sia diciamo, nei mezzi con cui i finanziamenti poi arrivano alle imprese, perché di questo parliamo. E avrà sicuramente sentito dire che non si spendono i fondi europei, che le imprese non li spendono, lasciando da parte un po' la PA. E in realtà la spesa è diventata sempre più sofisticata. Quindi diciamo il rapporto lineare tra bando e progetto praticamente non esiste più. Cioè non esiste più come esisteva la programmazione precedente, ma ancora di più due o tre programmazioni fa, quindi parliamo di 14 anni fa, esisteva una logica per cui un'azienda aveva una necessità, veniva pubblicato un bando e si rispondeva al bando. Oggi è molto più in relazione al project management. Le faccio un esempio, per esempio questi occhiali. Questi occhiali possono essere finanziati almeno in 4 modi diversi, cioè se io scrivessi rete 8 sugli occhiali potrebbe essere un gadget per accrescere la forza del logo, per accrescere la credibilità. Se invece io li indosso sono un dispositivo medico che mi permette di vedere bene, se invece notiamo la punta di blu potrebbero essere un oggetto di design. Ecco, oggi per finanziare un qualche progetto abbiamo bisogno di individuare come vogliamo leggere il progetto, che contemporaneamente può essere un progetto magari di economia circolare o di digital transformation, oppure può essere diciamo, un progetto ad alto contenuto per l'impatto della struttura territoriale abruzzese. Il tema oggi è quello di costruire un processo in continuo di project management che ci porti a una reale necessità dell'impresa. Quindi quello che conta oggi è la consapevolezza dell'impresa nel utilizzare un determinato strumento che poi è sempre più flessibile e sempre più intercomunicante con gli altri strumenti. Quindi se dovessi definire 3 cose direi anzitutto la consapevolezza dell'azienda. È cambiata e deve cambiare nei confronti dei finanziamenti comunitari, che poi noi chiamiamo come finanziamenti comunitari, diciamo un po' come quando parliamo dell'amore, no? L'amore è l'amore verso la natura o verso i propri figli o verso la casa o verso se stessi, sono tanti tipi di amore. Quindi è così, quando noi diciamo finanziamenti indichiamo un contenitore estremamente grande. E soprattutto, diciamo, costruirsi dei processi dove i soldi del finanziamento sono un mezzo per arrivare al fine. Quindi il tema che l'azienda utilizzi questi soldi è un tema relativo rispetto a quello, al beneficio che l'azienda ha magari nel fare networking o nel costruirsi dei processi che poi riescono, no, a far più bene all'azienda. Immaginiamo, io finanzio per 100.000 euro un progetto di digital transformation che però mi porta benefici per milioni di euro all'interno dell'azienda. Certamente, no, mi piaceva molto questa metafora, no, calzante, perché quando si riescono a stabilire i nessi con quello che quotidianamente vediamo con la nostra routine, restano più, no, fissi e fissati i vari concetti, e quindi lei fondamentalmente ci stava suggerendo di fare prima una sorta di autoanalisi per
successivamente avviarsi verso il percorso del finanziamento, della richiesta? Sì, esattamente. Quindi l'analisi nell'individuare i veri problemi che si vogliono risolvere con la finanza agevolata, ma anche con tutta la struttura, perché la tipologia di finanziamenti ti permette da un lato di avere dei soldi per fare delle cose, dall'altro lato però di entrare in una rete molto ampia, che sia regionale, italiana, comunitaria, mondiale, che ti porta dei benefici di per sé. Quindi se io non individuo il reale problema che voglio risolvere, chiaramente posso prendere tutti i soldi, i finanziamenti, non avrò mai quel beneficio. Ecco perché negli anni il nostro lavoro è diventato alla fine un lavoro di project management, è diventato un lavoro di strutturare e aiutare l'azienda a capire come fare soldi con il loro lavoro, anche tramite aiuti di finanza, aiuti di project management, aiuti di tutti i tipi. Però il discorso è che l'azienda deve fare qualcosa che realmente le è utile e non cercare semplicemente di costruire progetti solo perché siano finanziati. Certo, questo è un giusto passaggio, una sottolineatura importante. Vado, per continuare a esplorare questa tematica, dal presidente Nardone, che è esponente appunto della APS Itrabocchi. Parliamo di valorizzazione territoriale, non solo turismo, è una realtà che ha aderito a Confindustria. Quindi vorrei capire da lei, Presidente, quali sono i vostri progetti. Si parlava qui in studio appunto prima di progettualità, di una visione ad ampio spettro. A lei. Siamo in connessione con quello che è stato detto fino adesso in studio. In particolare perché già dalla nostra Costituzione come APS abbiamo voluto raggruppare una serie di piccole imprese, imprenditori, rispetto a un progetto, quello della promozione sociale e quindi entrare nel terzo settore. E nella Costa di Trabocchi, che sicuramente tutti voi conoscete, è famosa per le cosiddette macchine da pesca, ha una caratteristica, quella di avere tante piccole imprese, microimprese, che lavorano sul territorio, sulla parte turistica, ma non hanno mai trovato un momento di coprogettazione, di condivisione dei progetti del territorio, perché si muovevano come piccole imprese, quindi non c'erano progetti. Noi invece stiamo cercando di progettare sul territorio, un territorio che ci permette veramente di posizionarci in maniera positiva rispetto al turismo regionale, e quindi pensiamo di arrivare a cogestire e a realizzare dei progetti che possano trovare, insomma, nella pubblica amministrazione in particolare un consenso. E mi riferisco, insomma, in particolare al turismo giovanile, del terzo settore, perché la recettività nella costa abruzzese è particolarmente orientata verso il classico turismo. Se voi pensate che riflettiamo un momentino sulla recettività della Costa di Trabocchi, per esempio vediamo che non c'è un ostello per la gioventù, per esempio non ci sono musei dedicati ai trabocchi, vediamo soltanto i trabocchi destinati a un turismo particolare, ma non ha una storia ti permette di rivivere la funzionalità del trabocco. Quindi attraverso questo ragionamento ci siamo associati, ci siamo iscritti a RUNS, al Registro Nazionale del Terzo Settore, e stiamo cercando di avere dei finanziamenti su questo campo, quindi il campo del terzo settore.
Noi nel passato come piccoli imprenditori abbiamo ricevuto finanziamenti ma che riguardavano il recupero e l'ammodernamento delle nostre strutture, ma non abbiamo mai potuto diciamo, progettare qualcosa tutti assieme per il territorio, e questa è la sfida che noi lanciamo con la nostra Costituzione. Quindi, mentre lei parlava, intanto glielo dico, andavano in onda, la regia ha mandato in onda delle immagini meravigliose che appunto sottolineavano la bellezza, la tipicità, la unicità della nostra costa e più esattamente della nostra costa dei Trabocchi, che ormai è una destinazione. Quindi chiedo a lei, Presidente, è possibile effettivamente attraverso questa progettualità iniziare a pensare ad un turismo attivo, turismo più giovanile, un turismo che sia anche capace di parlare in una chiave sicuramente più moderna? Io dico sempre, quando mi incontro con incontriamo le, diciamo, le istituzioni e i nostri partner, diciamo, il nostro obiettivo è allargare la forbice della presenza dei turisti nella costa dei Trabocchi. Largare la forbice significa lavorare da aprile a ottobre e non soltanto nei mesi di luglio e agosto, dove gli ospiti arrivano, ma con l'investimento che la regione Abruzzo ha fatto, cioè quello della costituzione della Via Verde, noi ci stiamo accorgendo che gli ospiti diventano sempre più orientati a visitare la costa dei Trabocchi e quindi utilizzare la Via Verde nei mesi di giugno, ma maggio-giugno, ma non trovano tutti i servizi adeguati. Ma se pensiamo per esempio all'ordinanza balneare che la emette la Regione Abruzzo, da pochissimo tempo si è pensato al mare d'inverno e quindi all'utilizzazione anche della costa in inverno, ma diciamo nella stagione autunnale o primaverile. Quindi i nostri obiettivi sono quelli di veramente di offrire delle occasioni a studenti che magari vengono per osservare la costa dei Trabocchi, alle persone della terza età che cercano momenti di riflessione diversa da quello che è il turismo, classico turismo. Quindi c'è un'opportunità vera, i finanziamenti che sono stati erogati sul territorio sono stati importanti, adesso occorre che noi imprenditori cominciamo ad associarci e chiedere finanziamenti con progetti già realizzati e magari coprogettati insieme alla pubblica amministrazione. Assolutamente, grazie per questa testimonianza. Vado dall'altro ospite in collegamento, torniamo a parlare di Fira che ci ha già illustrato una prima parte legata ai finanziamenti, però non c'è solo il discorso della finanza legata alla sfera Fira, bensì tutta una parte che riguarda il supporto informativo. È così esattamente, Ignazio? Sì, innanzitutto volevo lodare l'azione di comunicazione e promozione del territorio che si sta facendo sulla costa dei Trabocchi. Sono stato insieme ai giornalisti del Giro d'Italia per far conoscere il territorio e l'azione che si sta facendo sulla costa, quindi anche loro hanno lodato un bellissimo territorio che fa parte della costa. Per quanto riguarda le azioni di Fira e l'informazione e l'orientamento, mi volevo ricollegare all'intervento del dottor De Luca, dove noi costantemente veniamo contattati da ragazzi, giovani imprenditori che ci cercano per poter avere idee, indirizzi su eventuali forme di finanziamento, eventualmente per le società in essere, start-up. Il nostro obiettivo è stato sin da subito cercare di indirizzarli, e ci siamo inventati, tra parentesi, due iniziative, il Fira Informa e il Fira Orienta, atte entrambi a far conoscere ai professionisti e alle imprese quelle che sono le opportunità di Fira, della Regione Abruzzo, dei fondi ministeriali e anche fondi europei. Perché abbiamo fatto questo? Perché da semplice, da io stesso
utente internet, ma come anche tantissime altre professionisti, praticamente ci si imbatteva in un percorso abbastanza articolato per potersi orientare. Tanto che la prima azione che abbiamo fatto è rinnovare il nostro sito internet ed inserire all'interno del nostro portale una sessione di orientamento dove è possibile, selezionando delle categorie, selezionando dei campi di interesse, è possibile andare ad individuare quelle che sono le offerte sul mondo delle imprese e dei professionisti. Ha avuto tantissimo successo, tanto che abbiamo voluto potenziare questa azione di informazione come un'azione di orientamento, tanto che l'anno scorso abbiamo aperto una sede di orientamento sotto all'emiciclo all'Aquila, dove costantemente i nostri dipendenti accolgono professionisti e imprenditori per poter conoscere le varie opportunità. La stessa cosa abbiamo in mente di replicarla in altre zone d'Abruzzo. Questa vicinanza con il territorio ci ha portato comunque ad interagire quotidianamente con le associazioni di categoria e con chi vuole, diciamo, crescere, e costantemente praticamente riusciamo a recepire anche tantissime idee, tantissimi punti di vista che ci riescono fondamentalmente a far recepire tutte quelle esigenze che poi riusciamo comunque sia a girare alle altre istituzioni e alla Regione Abruzzo, che è il nostro partner quotidiano per quanto riguarda lo sviluppo economico in Abruzzo. Volevo anche puntualizzare che a seguito della fusione FIRA è diventata molto più grande, abbiamo portato dentro Abruzzo Sviluppo e quindi il nostro obiettivo è di essere un'unica agenzia, un'unica società in house della Regione Abruzzo che si occupa di sviluppo economico e, tra parentesi, come dico sempre io, si sta sempre più proiettando adesso un braccio operativo della Regione Abruzzo, tanto che tra le competenze che porteremo dentro, che abbiamo portato dentro, ci sono anche quello del turismo, della promozione turistica, della formazione, e abbiamo intensificato l'azione per quanto riguarda gli strumenti finanziari. Bene, grazie, grazie mille. Torniamo qui in studio con il direttore De Luca per continuare a parlare appunto di finanziamenti. Questa volta parliamo finanziamenti Italia-Abruzzo, anche in un'ottica legata al PNRR. Prego. Ecco, qui diciamo entriamo un po' in un argomento più tecnico, perché quando parlavo prima di gestione sofisticata, che intelligentemente anche il Presidente prima diciamo l'ha citato, lui si trova diciamo alla guida di una macchina non facile da pilotare, perché c'è una massa di diciamo finanziamenti, i più disparati, una massa diciamo che deve prendere una forma. Quindi, entrando un po' nel tecnico, sperando diciamo di riuscire in pochi secondi i fondi del PNRR, i fondi diciamo strutturali, i cosiddetti fondi SIE, sono molto diversi. Allora, sono molto diversi sia per fruizione da parte diciamo dell'utente finale, sia per argomento. Ad esempio, mentre la politica regionale comunitaria, quindi i classici fondi strutturali, atterrano sulla regione, si chiama per questo politica regionale comunitaria, il PNRR no, il PNRR atterra sugli enti locali e sui finanziamenti, che è un po' la gestione dei PON, dei piani operativi nazionali, che è un altro tema. E un'altra questione è che il PNRR ha delle scadenze molto ravvicinate e soprattutto, mentre per i fondi strutturali bastavano gli impegni di spesa, i deliverable adesso vengono messi sugli oggetti, cioè i KPI, gli indicatori di performance, sono sugli oggetti, sui deliverable appunto, per cui diciamo ci sono delle attività di physical auditing, non basta progettare il ponte e metterlo sulla carta, ma questo ponte deve essere effettivamente realizzato. Quindi queste sono solo due delle argomentazioni che hanno complicato ancora di più diciamo il tema. Certo,
Siamo fortunati perché la Regione Abruzzo con la fusione ha dato, diciamo, un'indicazione, la fusione proprio di FIRA e di Abruzzo Sviluppo, ha dato, diciamo, un'indicazione molto forte e a mio parere molto intelligente rispetto, diciamo, all'organizzazione di questi fondi. Noi operatori, noi che gestiamo poi i centri di competenza, siamo quelli che dobbiamo fare un po' il lavoro più basso, ecco, cioè di portare a terra i finanziamenti, di portare a terra le proposte e quindi cercando anche di fare, diciamo, matchmaking, di fare incontrare quelle che sono le giuste richieste degli imprenditori e quelle che sono invece le numerosissime proposte. Quindi questo è il nostro lavoro quotidiano, quello di colmare questo burrone, ma sia dal punto di vista tecnico ma anche dal punto di vista culturale, perché l'impresa vive il mondo dei finanziamenti a volte con sospetto, a volte con curiosità, e quindi è una mediazione culturale molto forte, prima ancora che diciamo una mediazione tecnica, perché Sava Sandir, quando mettiamo mano, diciamo, ai piani di sviluppo, ai piani di progettualità, all'attività, diciamo, di progetto, abbiamo bisogno comunque di fare una revisione molto profonda e concreta. Però ormai da 20 anni, come ha detto lei all'inizio, quest'anno festeggiamo i 20 anni di attività della P&F Technology, ormai da 20 anni abbiamo imparato che soprattutto c'è l'umanità, quindi dobbiamo capire e comprendere le persone e attraverso le imprese i lavoratori, perché in questo modo riusciamo a dare un aiuto e supportare lo sviluppo e il benessere delle imprese. Alla fine vuol dire supportare lo sviluppo e il benessere della Regione Abruzzo, che siamo noi, la Regione Abruzzo siamo noi, l'Italia siamo noi, per cui noi abbiamo anche, diciamo, un approccio molto come dire, filosoficamente molto legato proprio all'aiuto tout court delle imprese e delle persone. Grazie. Direi che non fate un lavoro basso, fate un lavoro pragmatico, preferirei definirlo grazie così, mille, perché è un lavoro molto importante. E, vado dal Presidente Nardone in collegamento, continuiamo a parlare di finanziamenti e vorrei sapere APS quali sono i finanziamenti che ha intercettato. Noi come APS non ancora intercettiamo nessun finanziamento, ma tutti quelli imprenditori che stanno nella nostra associazione hanno ricevuto finanziamenti classici, quelli, diciamo, regionali, che arrivano per recuperare, ammodernare le strutture. Mentre abbiamo delle finalità come APS, abbiamo dei progetti. Per esempio, stiamo cercando di portare a termine il progetto che riguarda la ricostruzione di un trabocco al centro storico, che era posizionato nel centro storico di Fossa Cesia, e questo trabocco di destinarlo al Museo dei Traboccanti. Una novità assoluta, perché troveremo una struttura che è destinata veramente a svolgere l'aspetto culturale che gli compete. Come per esempio stiamo ultimando la progettazione per trasformare lo stabile delle vecchie stazioni delle ferrovie delle ferrovie in un ostello della gioventù. Quindi qui ci attendiamo veramente l'aiuto sostanziale da parte della FIRA, ma più in generale, insomma, da parte della pubblica amministrazione. Quindi i progetti li stiamo elaborando, coniugando lo sviluppo della costa dei Trabocchi e della Via Verde con le nostre attività. Quindi siamo orientati verso il terzo settore, quindi verso un turismo particolare che riguarda la gioventù, la terza età, ma più in generale, insomma,
aumenta la ricettività nel territorio. Perfetto, grazie per il contributo. Approfitto quindi a questo punto per salutare i nostri ospiti. Parto dagli ospiti in collegamento. Grazie per essere intervenuto al Presidente D'Ignazio. Grazie, grazie mille. E ancora ringrazio il Presidente Nardone. Grazie a voi per l'ospitalità. In studio i miei ringraziamenti vanno al nostro direttore De Luca, grazie. Grazie a lei. In regia ringrazio Danilo Cinquino, tutti voi ovviamente telespettatori per averci seguito. Appuntamento alla prossima settimana.